Ciccio, io mi sto appassionando a questi mondiali, certo. li sto seguendo con te, con Unibet, certo. Però ho trovato una squadra per cui tifare. Non mi dire. Sì, è vero. Ma davvero? Quelli che ci hanno buttato fuori? Tifo per la Svezia, perché almeno così si arriva in finale o addirittura vince, dimostra che noi non siamo completamente... Deglutiamo totalmente alcune parti. Sì, no? Almeno possiamo dimostrare che un minimo di qualità ce l'avevamo anche noi per poter andare a questo mondiale dei colpi di scena. Vogliamo dare qualche quota? Allora, vichinghi contro anglosassoni. Ci siamo? Roba teutonica, roba grossa, roba da... muscolare. Allora partiamo subito, pensate, proprio per favorire la nostra, l'intuizione del tifo ormai. E dai, ci sta, forza Svezia. Della nostra Yolanda, 2-1 della Svezia. Va bene, ci sto, diamo la quota. Vai. Quota 17! Che è un numero un po', diciamo così. Un po' scaravanti, però. Per noi quota scaravanti 17. Ci però. Attenzione però. Avete presenti i giocatori svedesi? Anche gli inglesi, come dire, no? Cioè, insomma. Allora, over 12,5, non siamo pazzi, sui calci d'angolo, ok? Calci d'angolo, chiedo scusa. Quindi, le azioni, scivolate, si vuole sfruttare la forza fisica, l'altezza, si va a battere dei calci d'angolo, ok? Quindi se durante la partita ci sono più di 12 calci d'angolo, la quota è 4,50. Follia! Chiudiamo con l'ultima quota, che è relativa naturalmente all'esito finale dei 90 minuti più recupero. Avete visto come gioca la Svezia? È una squadra che cerca di non far giocare l'avversario. Certo, ti asfissia. L'Inghilterra non ha dimostrato questo gioco così stellare, particolarmente efficiente. Sì, non ha questi guizzi per poter saltare l'uomo e scappare. Di conseguenza pensiamo che nei 90 minuti più recupero ci possa essere un esito X, quota 3,30. 0 vento, capito? Patana X a 3,30. Allora mi raccomando, giocate sempre con la capa, come vi diciamo, siate responsabili, divertitevi nel trovare la soluzione, perché per buttare via i soldi ci sono un sacco di modi che non sono certamente questi, dove si va con poco, le intuizioni, eh? Esatto. Anche perché Jackpot Cup, ve lo ricordiamo sempre ragazzi, avete più possibilità, quindi mi raccomando, divertitevi, guardate i mondiali, divertitevi con Unibet e... La cava, sembra la cava. È pure un po' culo, perché se non vincete, potete andare all'estrazione, capito? Jackpot Cup, ciao, voglio.